le domande e soprattutto le sono grato, avvocato, per consentirmi di spostarmi su un terreno che è più congeniale. A me come pubblico ministero, sono stato pubblico ministero per 38 anni nella mia carriera, non dico che i pubblici ministeri non maneggino le leggi e i codici o non leggano gli studi, le riflessioni dei giuristi, però sa, i pubblici ministeri badano molto al pratico, al sodo, hanno degli obiettivi. Le pregevoli riflessioni della professoressa Massaro, plasticamente danno il senso della differenza che passa tra quella che viene definita la law in book, cioè la legge, il diritto che viene enunciato, raccolto, affrontato, approfondito, sviscerato, costruito, creato da chi maneggia gli istituti dal punto di vista teorico, e la law in action, cioè chi deve poi mettere a terra quegli istituti. E lo dico soprattutto adesso, non faccio più il pubblico ministero, ma ho l'onere di essere capo dell'amministrazione penitenziaria, con i mezzi e gli strumenti, innanzitutto quelli legislativi, ma anche quelli materiali, le risorse umane che abbiamo, bene, entro quei limiti vediamo come si mettono a terra quei concetti. In realtà parliamo la stessa lingua della professoressa Massaro. Più volte nel corso di questi mesi mi sono incontrato con chi si occupa da molto più tempo di me del sistema penitenziario, del diritto penitenziario, e un po' rubando le idee e cercando poi di ricavare spazio per una mia riflessione personale, per un mio approfondimento, un po' forte delle esperienze prima investigative ma anche dal punto di vista dell'esito dei processi, quindi collegati alla funzione della pena per come la vivevo in quella fase, qualche idea sono riuscita a svilupparla e a collegarla alla mia azione. Il carcere è terreno di diritti, perché in una società moderna, in uno stato di diritto, non vi possono essere luoghi dove il diritto non alberghi. Il diritto ha anche una funzione, il diritto non deve essere un diritto ottuso che richieda a tutti i consociati gli stessi comportamenti o offra a tutti i consociati, a tutti noi cittadini, ivi compresi i detenuti, le stesse possibilità. Il diritto è anche riequilibrio di possibilità. Il diritto deve consentire a chi ha difficoltà di deambulazione, bisogna rafforzare il diritto della libertà di movimento. Se a noi basta declamare che dove non c'è vietato l'ingresso possiamo andare, per chi ha difficoltà di deambulazione il diritto deve prevedere la costruzione delle rampe di accesso facilitate. Questo è il diritto. Quindi è senz'altro, come dice lei, questo diritto che per vivere, per esistere, deve acquisire fogge diverse quando deve essere applicato a chi è in una condizione di minorata libertà. Diceva Foucault, in maniera, ovviamente affrontava il tema in maniera critica, diceva: ma che razza di mondo è questo, che razza di società è questa, dove si decide di rinchiudere, il professor Rodo mi correggerà senz'altro, ma di rinchiudere e correggere. L'istituto carcerario, la pena detentiva è immaginata come una reclusione e una correzione di chi è chiuso là dentro. Sono delle riflessioni che valevano sicuramente 50 anni fa, probabilmente alcuni strascichi di quella concezione e dell'attuazione di queste della situazione così segnalata ci sono ancora oggi, ma noi dobbiamo combattere questa visione. Io mi permetto di sostituire i due termini, rinchiudere e correggere, con ospitare con sicurezza e in sicurezza
le persone private della libertà, perché il codice penale prevede le misure detentive come forme di sanzione. Si aprirebbe un altro dibattito sulla, a mio avviso, troppa assertività rispetto al panpenalismo, ci sono momenti, epoche, ci sono anche alcuni settori in cui la sanzione penale, il monito rispetto alla sanzione penale rimangono indispensabili, altri sicuramente no, però è un altro tema. Quindi diciamo, sono ospitare in sicurezza e con sicurezza le persone private della libertà e non pensare di correggere. Questa attività correttiva, questo intento correzionale non può albergare nella società nostra attuale. Piuttosto offriamo delle occasioni alle persone che sono affidate alla nostra custodia in sicurezza. Offrire delle occasioni, lo dico consapevole del fatto che questa amministrazione, l'amministrazione penitenziaria, come l'amministrazione dello Stato in questo momento, è presidiata da una serie di idee che fanno della sicurezza sociale, della sicurezza pubblica, insomma, una bandiera molto forte da sventolare. Naturalmente noi ci atteniamo a questa regola, ma siamo pure convinti che questa sicurezza interna e esterna deve corrispondere a delle istanze nuove, a delle istanze che possono fare senz'altro richiamo ai due termini, alle due voci che l'articolo 27 della Costituzione, al terzo comma, è solo quello, il nostro faro per decidere come muoverci, e in parte anche lì come indicazioni da fornire al legislatore, cioè quella della umanità della pena, cioè una pena che non deve contrastare la dignità di esseri umani, e una pena che ha una connotazione finalistica, non può essere fine a se stessa. Allora il mio compito, nell'ambito dell'amministrazione, con i limiti a cui ho fatto riferimento prima, è da un lato di vigilare ed impedire ed eliminare tutte quelle condizioni di vita detentiva che collidano con una vita dignitosa. Quindi una vita detentiva, perché detentiva non significa che deve contraddire l'umanità del soggetto che è detenuto. Questo è che cosa si è tradotto concretamente? Nel tentativo che abbiamo già avviato con i miei collaboratori e che naturalmente durerà ancora del tempo, di eliminare delle piccole e grandi prassi, delle piccole o più complesse regole che dettano minuziosamente, probabilmente una volta sulla base di esigenze di sicurezza, esigenze di un'ordinata vita, disciplinata vita intramuraria, ma dettano in maniera troppo incisiva, troppo invasiva, una serie di passaggi di una vita quotidiana che spesso è scandita soltanto dal giorno e dalla notte. Noi affrontiamo questo aspetto. Come intendiamo farlo? Intendiamo farlo apportando, e lo stiamo già facendo, tutto quello che il nostro essere cittadini del terzo millennio ci offre, cittadini liberi, di portarlo all'interno degli istituti. Vi faccio un esempio: se un detenuto ha bisogno di comprare un oggetto di cui non può disporre ancora, o vuole parlare con il proprio difensore, o vuole chiedere un colloquio straordinario con i propri familiari, deve fare una domandina. Bene, più del 32% dei nostri detenuti sono stranieri, quindi c'è già un problema di tipo linguistico, culturale, e quindi quel diritto all'esercizio minimale di quei contatti che sono prodromici rispetto poi a poter fruire di
una serie di impossibilità, già è minorato perché questi detenuti non sanno a chi rivolgersi, non conoscono la lingua. Se si rivolgono a un compagno di detenzione si corre il rischio di venire in qualche modo assoggettati all'altra persona. Se si rivolgono così in maniera incontrollata, non disciplinata alla polizia penitenziaria, c'è il rischio che si crei un rapporto anomalo tra soggetto detenuto e personale della polizia penitenziaria. Beh, abbiamo pensato di introdurre le tecnologie, quindi di dotare i nostri detenute, le persone detenute, dei tablet che nella lingua di appartenenza consentano loro di richiedere una telefonata, di richiedere un bene al sopravvitto, di esplicare una serie di attività in maniera molto semplificata, esattamente come facciamo noi quando dal divano di casa, perché siamo disabituati ad uscire sempre di casa come facevamo un tempo, quindi di esercitare la nostra libertà di movimento per andare ad acquistare un oggetto, lo facciamo su Amazon, su Google, con il nostro telefonino. Bene, chi è limitato nel movimento potrà fare una serie di attività che prima comportavano difficoltà o addirittura ostacoli insormontabili, lo potrà fare utilizzando questo